all'orientamento tornano le gare per una stagione che si spera possa essere meno complicata dell'ultima, ovvero senza problematiche di natura pandemica. Torna allo sport con la cartina e la bussola e torna nei boschi del Cansiglio, vasto altopiano delle Prealpi Bellunesi, circondato dall'omonima foresta e situato a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Si ricomincia con la middle e la staffetta a squadre con tre elementi e si ricomincia ovviamente da Pietro Ilarieti, che ancora una volta, così come nelle ultime stagioni, è qui al mio fianco per raccontarvi le gare, gli aspetti tecnici, le curiosità. Ciao Pietro, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, finalmente si comincia con il grande orienteering nazionale, orienteering che anche durante la pandemia, fortunatamente però, non si è mai fermato. Questo è vero, si ricomincia, dicevamo, da middle staffetta squadre con tre elementi che valgono per i campionati italiani. Sì, si assegnano i campionati italiani, è un momento subito importante, si partenza col botto per questa stagione 2021, siamo in un altopiano bellissimo e ricco di difficoltà tecniche. E allora andiamo subito a sentire le voci del territorio e dei protagonisti. Il benvenuto del Veneto a cura dell'assessore Cristiano Corazzari. Prima di tutto mi tolgo la mascherina perché, come potrete notare, qui abbiamo un pubblico di atleti, di sportivi che sono estremamente rispettosi delle regole. Devo fare veramente un saluto da parte della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, e congratularmi in modo particolare con tutti gli organizzatori di questo evento che hanno superato ogni difficoltà, ricordo in particolare l'orienteering di Tarso, rispetto delle regole, solidarietà e veramente un grande contatto con il nostro territorio, con la bellezza delle nostre montagne e dei nostri boschi. Il Veneto in questo ha molto da offrire. Ci presenta la middle del Cansiglio Federico Veneziano. Oggi siamo ospiti nella foresta del Cansiglio, nell'impianto cartografico di Archeton Bus della Lum. Gara Mid, progetto di tracciato, abbiamo previsto dell'alternanza di delle tratte medie, punti un po' più vicini, molto più tecnici, una tratta lunga a metà gara per spezzare un po' il ritmo e di nuovo una parte più tecnica finale all'interno del canyon di Archeton per poi fare gli ultimi punti velocissimi e tornare qui nell'arena di gara. Allora, questa era la voce di Federico Venezian, per ultimo la voce del tracciatore che si è occupato di questa gara, ma che si occuperà anche poi della gara relativa alla staffetta che andremo a vedere più avanti, supportato da Roland Pin e Michael Baggio, no? Sì, è una gara decisamente impegnativa, il Cansiglio è un teatro esigente, qua questo autunno si svolgerà anche la Coppa del Mondo che torna in Italia, scusate, c'era stato già in passato, e sicuramente oggi vedremo i giovani che si stanno facendo vedere, Anna Pradel rientra sicuramente tra i giovani di grandissime speranze. Questo invece è Arongaio, GS Pavione, prima Anna Pradel, Unione Sportiva Primiero, dunque due club della zona del Primiero del Trentino, ma poi subito altri, Jessica Lucchetta, Orienteering Tarso, che tra l'altro è la società, no Pietro, che organizza questa sì, due giorni. È una società che si sta dando da fare tantissimo con una dirigenza rinnovata, molto giovane. Edoardo Tona è un giovane presidente, parte nel frattempo il favoritissimo Riccardo Scalet, quando c'è lui sembra che non esserci mai alternativa per il titolo di vincitore. Dicevamo dell'Orienteering Tarso che ha dovuto soffrire veramente fino all'ultimo perché sembrava che le regole, le restrizioni mettessero come tampone obbligatorio per tutti i partecipanti. Alla fine invece si è scelto di optare per quello che era il protocollo della FISO, ossia distanziamento sociale, mascherina fino a poco prima della gara, quindi tante tribolazioni extra per gli organizzatori in questo tempo di pandemia, ma ora godiamoci questa gara e parte anche un'altra grande protagonista che è Verena Troi. Dicevi tu Riccardo Scalet, sicuramente uno dei favoriti, se non il favorito numero uno per questa middle che apre la stagione dell'orienteering, reduce dal campo di allenamento in Repubblica Ceca. Tra i principali avversari di Scaletta alla maschile, Giacomo Zagonel, Mattia De Bertoli, Samuele Tait, Lucas Batscheider, il solito Alessio Tenani. E poi abbiamo visto anche Robert Merle in gara, no? Ma sì, lui è austriaco, però
moglie italiana, quindi insomma viene volentieri. Sì, viene spesso e volentieri, mi diceva che sono per lui circa 7 ore per la famiglia, la loro famiglia con Carlotta Scalet che è sua moglie, sono 7 ore di trasferta ogni volta, poi hanno una bellissima bimba che oramai ha circa un anno e portano anche lei alle gare, quindi c'è tutto un servizio anche di Kinderheim per sai, i genitori, qualcuno deve lasciare questa bimba. Comunque sicuramente Robert Merz è un altro degli atleti da tenere in grande considerazione e quindi possiamo dire che il primo rivale ce l'ha in casa Riccardo Scalet, essendo suo cognato. Esattamente, qui Christine Kirchlechner, che sicuramente tra le ragazze è una delle favorite, così come Viola Zagonel, Verena Troi, che abbiamo visto prima la partenza, Carlotta Scaletta, Anna Pradel e Irene Pozzebone. Insomma, c'è anche qui però qualche straniera che può dire la sua, in particolare qualche austriaca come la Trummer. È così, le austriache sono venute, ricordiamo questo appunto, un bosco molto difficile, molto tecnico, ricco di piccole, diciamo così, buche, cioè bisogna prestare una grande attenzione, no? Perché è difficile proprio da affrontare questo bosco. Primo magazine della stagione dedicato all'orienteering su Rai Sport in collaborazione, come di consueto ovviamente, con la FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, presieduta da Sergio Annesi. Qui intanto vediamo la cartina e le tracce GPS su come si muovono gli atleti, che aiutano a rendere bene l'idea di quello che è poi il movimento, l'azione degli atleti nel bosco. Un evento reso possibile, ricordo, da un'unione di 5 comuni, 3 province e 2 regioni. Coinvolti anche carabinieri, forestali, Veneto, agricoltura, insomma tutti insieme per far sì che questo evento potesse andare in scena. Ed ora un ricordo speciale, particolare. Un pensiero speciale a una persona che non c'è più, una frase importante l'ha espressa Edoardo Tona. Sì, il nostro ragazzo Nicola Comarella è mancato un anno fa. Come diceva una poetessa polacca, ogni vita è stata almeno per un attimo immortale e a me... fa piacere pensare che per Nicola possa essere stato l'orienteering, e sempre tornando sulla citazione, a nessuno si può togliere il tempo trascorso, quindi un pensiero caro a uno dei nostri ragazzi che oggi non c'è più, purtroppo. Allora Nicola Comarella, un pensiero speciale per questo tesserato dell'Orienteering Tarzo, scomparso purtroppo un anno fa. Alla gara c'erano anche i genitori del giovane orientista e Edoardo Tona ha ricordato l'amico. Per l'occasione è stata anche, l'avete vista, realizzata una maglietta ricordo, no? Sì, diciamo che c'è in più occasioni, è già stato ricordato Nicola Comarella e l'Orienteering Tarzo lo ricorda con tanto tanto affetto. Comunque Orienteering Tarzo, come abbiamo detto, che si è dato molto da fare per realizzare questo evento, abbiamo visto anche intervenire qui tutti i sindaci dei 5 comuni, in particolare molto attivo l'assessore Wally Costa, che si è prodigato per ottenere tutti quelli che sono i permessi. Intanto anche bella giornata di sole che mette di buon umore non solo gli atleti ma anche gli organizzatori, che nelle giornate precedenti, come ricordavi tu Pietro, hanno avuto il loro bel lavoro per organizzare l'evento. Fino a pochi mesi fa, anzi fino a poche settimane prima, aveva messo così in allerta gli organizzatori. Qua siamo circa a 1000 metri, quindi qualche preoccupazione, ma poi negli ultimi giorni il caldo ha favorito lo scioglimento della neve. Vedi quanto è difficile questo bosco, tante piccole difficoltà, tante radici, piccoli saliscendi, poi quindi ti dicevo queste depressioni improvvise a cui bisogna prestare attenzione, poi finalmente anche dei bei pratoni, si apre il terreno e si può correre, come in questo caso Nicole Scalet che corre verso il suo piazzamento. E qui vediamo ancora le tracce GPS degli atleti, una prova e una gara che risulta davvero molto tecnica, non solo nella fase iniziale ma anche nella fase centrale. Qui siamo su Viola Zagonel, polisportiva Masi, che
si sta dedicando con particolare interesse quest'anno, no, all'orienteering, superati anche certi problemi legati allo studio e al lavoro, sembra intenzionata a fare veramente bene. È così, mentre arriva Riccardo Scalette voglio raccontarti un piccolo particolare. Gli organizzatori, ad esempio in particolare Ercole Pin con il suo gruppo di volontari, sono stati anche nel bosco, hanno preso proprio a mazzate certe rocce perché volevano proprio smussare ogni pericolo per i concorrenti. Ecco qua una delle famose depressioni, qui bisogna prestare grandissima attenzione. Depressioni che però sono segnalate assolutamente molto molto bene. Dicevi prima Riccardo Scalette, che tra l'altro proprio in questa giornata festeggia il 25esimo compleanno, quindi giornata speciale per lui. Vedremo se si regalerà la classica ciliegina sulla torta. Eh sì, lui va alla ricerca di questo regalo, lui che sono oramai circa 4 anni, mi sembra, che non perde un titolo tricolore, quindi lui e la sua squadra, il PVT di Gabriele Viale, quando ci sono, diciamo, non lasciano mai molte medaglie sul campo per gli altri. Mentre arriva Lukas Patscheider, che è un altro grande atleta che compone poi la staffetta del PVT per la gara di domani. Questo. All'evento presente anche il presidente FISO Veneto Mauro Gazzerro. L'organizzazione è stata curata, lo ricordiamo ancora, dall'Orienteering Tarzo, che ha visto Edoardo Tona, che abbiamo anche sentito poco fa, Silvano Bernardi, Roland ed Ercole Pin coordinare un interessante gruppo di volontari. Sì, un gruppo che è stato premiato anche poi dall'intervento in conferenza stampa di Luca Zaia, che ha mandato il suo saluto, quindi anche il governatore ha dato il suo appoggio. Grande prova di Anna Pradel, intanto, che ha chiuso la sua gara, la sua middle. Qui ancora gli arrivi che si susseguono, anche dei giovani e giovanissimi che prendono parte a questa 2 giorni nel Bellunese, che apre la stagione dell'Orienteering, come dicevamo, primo magazine, prima trasmissione dedicata allo sport nei boschi per quanto riguarda la stagione di Rai Sport. Poi via via accompagneremo ovviamente le principali gare, i principali eventi, le principali manifestazioni dell'Orienteering in questo 2021. Iris Aurora Pecorari, lei che è una grande anche biker, mentre arriva Christine Kirchleckner, ottimo tempo il suo. Anche lei, anche la melanese, davvero molto bene. Anna Caglio, Irene Pozzebon, polisportiva pesanese, sul traguardo, stremate e affaticate le due ragazze. Sì, in particolare Caglio è una delle azzurre che sarà al via dei campionati europei. Siamo alla vigilia dei campionati europei, ci sono grandi aspettative e soprattutto ci presentiamo al via di questa rassegna in Svizzera, mentre arriva Carlotta Scalette, ci presentiamo al via con una nazionale molto giovane, perché per fortuna sta venendo avanti una generazione molto molto interessante. Ecco l'atleta di casa, Jessica Lucchetta. Jessica Lucchetta, Orienteering Tarzo, dunque all'arrivo anche lei. Sì, tante nuove leve, c'è aria di rinnovamento per quanto riguarda l'Orienteering, tanti sì, giovani. Tanti giovani, e poi c'è anche un bel presente, ad esempio è arrivato Giacomo Zagonel, lui con Samuele Tait che qua vedete sono comunque il presente del nostro movimento. Ecco i sindaci che sono intervenuti, si preparano a festeggiare i nostri premiati con l'arrivo poi di un altro azzurro molto quotato, che è Mattia De Bertolis. Buona prova anche per lui, ma arriva, attenzione, qua sicuramente miglior tempo Riccardo Scalette, sembra quasi arrivare in scioltezza. Eh sì, arriva abbastanza in scioltezza nonostante la fatica, quindi Riccardo Scalette 42-32, Park World Tour Italia, SSD va a prendersi la vittoria. Così come una volta visto l'arrivo di Verena Troy, Terlaner Orientierungsläufer, anche Anna Pradel per quanto riguarda le ragazze. Intanto si susseguono gli arrivi, questa è Piola Zagonel, polisportiva Masi, insomma una gara interessante, questa è Letizia Mandelli, polisportiva besanese. Sì, tra l'altro Anna Pradel, che fa parte ancora della categoria donne 20, quindi ha voluto cimentarsi, anche lei è una di quelle, mentre arriva Robert Mer, grande, ottimo tempo pure per lui. Dicevamo, Anna Pradel fa parte di quella generazione di talenti italiani che stanno proprio scalzando la vecchia guardia. Sì, Robert Merl, austriaco, lo ricordiamo, 43-56 suo tempo, dietro a Riccardo Scalette, ovviamente non concorre per il titolo italiano, questo è ovvio. Terzo posto invece per Mattia De Bertolis, che abbiamo visto prima, ma secondo per il campionato italiano.
quarto Giacomo Zagonel, ma terzo è sul podio ovviamente bronzo per il tricolore. Ecco qua, Scalette, De Bertolis, Zagonel, secondo ci sarebbe Robert Merle che per il tricolore non è ovviamente in classifica, questo per quanto riguarda il campionato middle distance al maschile, questo al femminile, Anna Pradel, Christine Kirchlechner, Sport Club Meran, e Irene Pozzebon, polisportiva besanese. Ecco, questo è un ricordo invece per il primo classificato della M18, che è poi la categoria di cui faceva parte Nicola Comarella. Questo è il podio degli Elite con Riccardo Scalette festante, podio mascherato, come vedete, all'insegna delle regole anti-Covid. In questo caso qui invece Anna Pradel, molto molto felice. Ma ascoltiamoli. Anna Pradel, oramai vincere in Elite per te è un'abitudine? Sì, no, sono veramente contenta oggi, finalmente, e niente, veramente una bella gara, bel percorso. Oh, sono riuscita ad andare al mio meglio, finalmente. Terreno molto, molto ostico, difficile da correre, quindi sì, il più duro vinceva oggi di sicuro. Riccardo Scalette, non c'era modo migliore per festeggiare il compleanno? Sì, festeggiarlo in uno dei boschi più belli d'Italia sicuramente ha il suo fascino. Non sono contentissimo della mia gara, comunque nell'Orientirin vince anche chi sbaglia meno e credo che oggi sia io. Robert, per il PVT un successo completo? Sì, penso di sì. Ma sono abbastanza contento di correre qua perché è bello, il bosco è davvero bello. Grazie agli organizzatori di aver organizzato tutto questo anche con la pandemia, è difficilissimo. Sì, anche preparazione per la Coppa del Mondo è davvero buona e adesso la mente sicuramente è sui europei. Allora, queste le parole prima di Riccardo Scalette, poi anche di Merle, prima ancora della vincitrice alla femminile Anna Pradel. Belle soprattutto le parole di Robert Merle, che sottolinea lo sforzo degli organizzatori per portare a casa questa due giorni. Vedete anche qui tutti con le mascherine, non va ovviamente sottovalutato il problema pandemia che ancora c'è. Ma torniamo con la voce ancora dei protagonisti. Ci presenta la gara staffetta Federico Venezian. Oggi assegniamo il titolo italiano staffetta e è stata una sfida per l'Orientino in terzo volerlo assegnare dopo che l'anno scorso per problemi di coronavirus non è stato assegnato. Come si sviluppa una staffetta? Lancio di massa, quindi abbiamo dovuto adattare il lancio con lanci di al massimo 50 persone. L'atleta poi passa circa tre quarti di gara al punto spettacolo. Quest'anno non ci sarà più il tocco fisico ma un finto tocco, quindi le due mani arriveranno a sfiorarsi o circa 20 centimetri. Quello sarà il segnale grazie al quale il secondo frazionista o il terzo potranno partire. E quindi anche qui cambiano un po' le regole, no? Sì, Pietro? Qui cambia tutto, gare, ci sono squadre da tre elementi, ovviamente partenza, sì, c'è tutta anche una questione tattica, bisogna scegliere chi mettere per primo, poi ovviamente per secondo, c'è anche una questione di pressione, no? Che gli atleti devono sopportare e poi bisogna anche tener conto che chi decide di partecipare alla staffetta ha sulle spalle la responsabilità del risultato di tutto il team, no? Quindi bisogna stare molto 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 attenti perché il proprio errore vuol dire l'errore anche poi per i propri compagni che possono essere penalizzati o addirittura messi fuori gara. Questa è la prima partenza, il lancio. In queste due giornate sono stati 1300 gli atleti impegnati, 750 per ogni giornata di gara. Questo il secondo lancio, come vedete sono state apportate delle precauzioni particolari, gli atleti sono distanziati di almeno un paio di metri nella partenza e quindi si cerca di stare attentissimi. Ma qua siamo al passaggio di Mattia De Bertolis, molto buona la partenza della squadra di Primiero. Ovviamente i favoriti sono sempre al maschile i ragazzi del Parkour Tour. Vediamo come andrà questa sfida, se saranno ancora i più bravi o se gli errori o il peso del pronostico potrà influenzarli. Al femminile, attenzione all'US Primiero, poi ci sono le ragazze della polisportiva besanese che in questa gara fanno sempre bene. E Anna Caglio è proprio una di queste ragazze della polisportiva besanese. Qui, attenzione, si verifica una cosa un po' problematica, credo, per le ragazze della besanese, ma vedremo più tardi gli sviluppi.
Ricordavi tu allora i ragazzi del team PVT sono anche i campioni uscenti della staffetta e come ricordavi il team manager Gabriele Viale non nasconde che anche quest'anno è pronto a vincere tutti i titoli italiani, quantomeno in campo maschile, e quindi sprint, mid, long e anche la staffetta appunto, staremo a vedere se sarà così, tra i più agguerriti avversari del PVT Polisportiva Masi sicuramente, non c'è dubbio, anche l'Unione Sportiva Primiero, poi come ricordavi tu l'Unione Sportiva Primiero che è sicuramente tra le favorite invece al femminile. Chiaro, è così, poi Gabriele Viale ha sempre ambizioni molto alte. Siamo nel Cansiglio, quella che era chiamata la foresta dei Dogi all'epoca della Serenissima, credo che da qui attingessero a quello che era poi il legname pregiato, credo sia per uso magari edilizio che poi navale. Allora Boschi a cavallo tra il Veneto e il Friuli, presenti per l'occasione anche il presidente Fiso, Sergio Anesi, ancora l'assessore della regione Veneto, Cristiano Corazzari. Insomma, c'è stata tanta attenzione, intanto Nicola Scaletti, Unione Sportiva Primiero, c'è stata tanta attenzione per questi due giorni. Qui vediamo nuovamente la situazione sulla cartina. E qua, come vedete, è una bella confusione, no? Di tracce GPS, questi triangolini cui devono punzonare, no? Sì, certo Pietro, anche se non sempre si trova facilmente proprio il punto per punzonare. Qui intanto Eric Bonek e Team Austria, abbiamo ricordato che ci sono anche gli stranieri in questi due giorni nel Cansiglio. Nicola Scaletta, allora siamo sull'US Primiero, una squadra composta da Anna Pradel, Nicola Scaletta e Francesca Taufer, che dicevamo super favorite. Attenzione alla Polisportiva Besanese con Pozzebon, Cripa e Caglio, e poi c'è anche PVT, Carlotta Scaletta, non ancora al top della forma, Noemi Inderst e Anna Giovanelli. Insomma, e anche lo Sporting Club Merano potrebbe dire la sua con Christine Kirchlechner, che è sempre ai vertici nazionali, e la giovane Vera Chiusole, oltre che il ritorno di Heike Torgler. È così, adesso ti posso svelare quello che è stato poi verificato dal giudice d'arrivo, qua aspetta che però passa Riccardo Scalet che deve eseguire una rimonta perché Lucas Patscheider ha perso varie posizioni, vediamo se Riccardo Scalet riuscirà a recuperare questi circa 6 minuti che lo separano dai leader. Ma dicevamo della Polisportiva Besanese, purtroppo durante il cambio Anna Caglio ha commesso un errore, ossia si è presentata a dare il tocco alla sua compagna ma non aveva ancora punzonato e quindi il giudice di linea, diciamo il giudice d'arrivo, scusa, il giudice di linea del calcio si è accorto di questa irregolarità non voluta perché lei è arrivata lì da una parte, da una direzione diversa rispetto a quella dei suoi avversari, e quello che dovrebbe essere un gesto molto semplice per un orientista è diventata una cosa molto difficile. Intanto eccole proprio qua Crippa e Pozzebon della Polisportiva Besanese sul traguardo. Sì, le loro compagne le hanno lasciate andare avanti, però purtroppo loro non lo sanno, ma sono fuori gara. E questo sicuramente non è bello. Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, allora, che sta correndo con una grande grinta, sostenuta ovviamente anche dal tifo del club, degli altri atleti e atlete che non stanno partecipando alla gara, e la Brandi ancora, e poi Mamlev, Terlaner, Orientierungsläufer. E qua ci avviciniamo poi a quello che è la fase finale di gara, Christine Kirchlechner che ha questa squadra, no, composta da due atlete esperte come lei e la Torgler, e poi una giovanissima come Vera Chiusole, credo che l'abbiano fatto appunto per riuscire ad aiutare Vera Chiusole, farle capire meglio i meccanismi e aiutarla nella sua crescita con un'esperienza di altissimo livello. Questo è, come dire, saggio e molto importante ovviamente, no? Trasmettere anche queste conoscenze alle giovanissime o ai giovanissimi. E intanto Team Austria che sta andando davvero molto bene perché ci sono gli austriaci al femminile e al maschile,
ovviamente come sempre esclusi da giochi per i tricolori, certo. Ma Austria che sta facendo davvero molto molto bene. Poi una prova a staffetta come questa è molto utile, soprattutto mentre arriva Ilian Angeli, anche per lui, per la sua squadra, ottima performance, ma anche loro non concorrono per la vittoria, mentre arrivano piazzati i ragazzi della Polisportiva Masi, anche in questo caso un giovane come Mannocci con due esperti come Samuele Curzio e il sempreverde Alessio Tenani, ma arrivano qui in grande parata sì. Tommaso e Riccardo Scalet con Lucas Patscheider, è grande vittoria per loro. Eh sì, alla fine PVT va a prendersi nuovamente il titolo grazie anche a questa rimonta, abbiamo detto, no, di Riccardo Scalet, che doveva recuperare parecchie posizioni. Eccoli qua, bellissimo podio anche per l'US Primiero maschile con anche Manuel Negrello, un altro atleta che negli anni passati si è distinto in tante discipline, dallo sci alla corsa, e si è distinto anche nelle maratone. Arriva una sorridente Irene Pozzebon, purtroppo però il suo sorriso sarà meno sorridente. Esatto, esatto. Qui Chiara, Maria Chiara Cripa le sta comunicando che sono squalificate, e arriva e quindi vincono le ragazze dell'US Primiero. Francesca Taufer taglia il traguardo e non sa ancora di avere vinto. Anna Pradel, Nicole Scalet e Francesca Taufer, allora 48 e 37 il loro tempo, 48 e 36 quello del Team Austria, ma fuori dai giochi per il tricolore. Tempo del Parkour Tour Italia invece per quanto riguarda i ragazzi, 2:04:50. E le lacrime, no, poi di Anna Caglio hanno fatto da contraltare alla gioia delle ragazze dell'US Primiero, ma questo è lo sport, questa è la classifica PVT Polisportiva Masi e US Primiero. Campionato italiano staffetta, questo dunque il risultato, il podio maschile per quanto riguarda gli elite. Seguirà, eccola qui, la classifica al femminile, 2:17:45 per l'US Primiero, Pradesca Lettaufer, e poi Sport Club Merano, 2:18:21, 2:36:24 Park World Tour Italia, e anche in questo caso andiamo a sentire poi i protagonisti di questa gara. Qui intanto ancora alcune immagini realizzate prima col drone, poi ovviamente le premiazioni per quanto riguarda il campionato italiano staffette. Ricordiamo ancora i risultati: al maschile ha vinto il Park World Tour, al femminile l'Unione Sportiva Primiero. E questi sono gli amministratori e qua gli organizzatori con Ercole Pin, e poi abbiamo visto Tona che si dà molto da fare, quindi bravi a loro, bravi a questo territorio che crede molto nello sport, e quindi hanno dato fiducia a questo evento. Quando si tratta di campionato italiano staffetta, sempre Park World Tour Italia. Tommaso Scalet, primo a partire. Sì, l'obiettivo era fare una gara stabile, senza errori, e far partire davanti i miei compagni. Debuttare in questa squadra che vince da sempre non era semplice, hai retto le pressioni? Non era semplicissimo, infatti probabilmente per quello che all'inizio ho fatto un grande errore dove ho perso tempo, sono riuscito a tenere i nervi saldi e a dare il cambio a Riccardo, che poi ha concluso bene. Per finalizzare tocca sempre Riccardo Scaletti. Sì, mi piace l'ultima frazione, oggi ho fatto la mia gara regolare senza forzare, qualche errore di troppo, però comunque in un bosco del genere ci si diverte molto, e ringrazio l'organizzazione e chi ha permesso lo svolgersi di questo evento. So che non vi siete consultati, ma chi dedichiamo questo successo? Beh, lo dedicherei al team e al team manager. US Primiero, vincitore del titolo italiano relay. Anna Pradel, per te due titoli in due giorni. Sì, sì, no, sono veramente contenta di come è andata anche oggi. Ho sbagliato un po' in prima frazione, però sono riuscita ad andare comunque un buon cambio alle mie compagne, che hanno fatto veramente un buon lavoro, quindi sono perfetta, contentissima. Un titolo che arriva dopo 15 anni dal tuo primo titolo. Esatto, e ci speravamo fin dall'inizio, però in questo terreno non si sa mai chi può vincere, chi può fare bene, chi no.
E dai, diciamo che abbiamo fatto una gara regolare e ce l'abbiamo fatta. Sei tornata apposta dalla Scandinavia per essere qua e vincere? Sì, ci tenevamo tanto, io forse ci tenevo un po' troppo, sono partita molto agitata nonostante le mie compagne avessero fatto un ottimo lavoro, infatti ho quasi rischiato di mandare tutto a monte, poi la fortuna è stata dalla nostra, però alla fine dai, ce l'abbiamo fatta. Si chiudono questi campionati italiani del Consiglio, il bilancio spetta al presidente Sergio Anesi. Ma direi un bilancio estremamente soddisfacente, sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista organizzativo. Abbiamo convinto le autorità di come lo sport dell'orientamento possa davvero essere uno sport per tutti all'aria aperta, nella massima sicurezza, con un protocollo che viene costantemente tenuto in considerazione, e l'organizzazione di tanti volontari credo meritino in questo caso l'applauso più grande. Allora, queste le interviste PVT Primiero Sergio Anesi. Siamo alla fine di questo primo magazine dedicato all'Orientini. Caro Pietro, si ritorna con la 5 giorni in Paganella, Trentino? Prima ancora ci sarà l'appuntamento di Bellamonte a cura del CS Pavione. In questo caso poi però ringraziamo quello che è stato invece l'Orientini in Tarso, e alla prossima. Grazie ad Alessandro Ravagni per la collaborazione tecnica. A risentirci e arrivederci.